La SOCREM in questi giorni ha inviato una lettera ai propri 16.000 soci chiedendo di non votare il sindaco e il candidato presidente della regione per il centrodestra alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, Marco Bucci. Come mai? Prima di tutto ci tengo a precisare che non è una presa di posizione politica, ci mancherebbe. Noi siamo un ente di terzo settore senza fini di lucro. Abbiamo scritto ai nostri soci spiegando bene la situazione paradossale nella quale ci troviamo. Ci troviamo da 10 mesi senza una concessione, siamo un ente che vive da 120 anni, come ho detto dal 22 ETS, perciò senza fini di lucro, e non riusciamo assolutamente a avere la nostra concessione. Però la domanda che noi poniamo al sindaco, che purtroppo non risponde non solo a noi, ma a tantissimi quesiti chiesti in sala consiliare, a cosa serve un secondo forno privato? Non serve a niente perché non lo dice SOC, lo dice il piano regionale di coordinamento dei crematori, che a chiare lettere, ed è stato emanato a giugno del 2024, cioè non c'è bisogno di nessun altro forno crematorio e nemmeno di un ampliamento delle linee che ci sono. Noi abbiamo 4 linee, facciamo 7.000 cremazioni all'anno, abbiamo una potenzialità di 14.000, perciò non c'è nessun bisogno, vengono utilizzati per il 55% i nostri forni. Hanno detto che dobbiamo fare un project financing, non è vero. Il project financing lo deve fare una società di capitali a fini di lucro, un privato. Noi dobbiamo fare come ente di terzo settore una coprogettazione. Hanno detto che non abbiamo fatto una richiesta, non è vero. Abbiamo le PEC, ma loro sanno benissimo, l'ha ricevuta il sindaco, il vice sindaco 2 volte, abbiamo comunque la PEC in ufficio. Infatti il comune vi accusa, come dire, di inerzia rispetto alla scadenza della concessione che è scaduta nel 2020 e, diciamo, su questo invece appello che avete fatto ai vostri soci di, come dire, una scorretta invasione di campo. Pare che non abbiamo fatto un'indicazione di voto, ma abbiamo raccontato ai soci e lo possiamo fare. È un nostro dovere informare della situazione paradossale, è un nostro diritto poterlo fare. Ma la cosa più grave è dire che noi non ci siamo fatti avanti per avere la concessione. Come ripeto, abbiamo le PEC, mi dispiace perché una PEC il sindaco la deve leggere, noi paghiamo il sindaco per leggere anche le PEC, abbiamo il diritto di essere chiamati o ad avere una risposta. Tante volte ci hanno tacciato che noi non presentiamo i bilanci, falso anche quello, abbiamo le PEC, prima c'erano le ricevute di ritorno, abbiamo anche quello, siamo sul sito, abbiamo l'obbligo di presentare un bilancio perché siamo dentro a RUNTS e anche quest'anno, il 27 agosto, abbiamo presentato per l'ennesima volta una richiesta di coprogettazione dove offriamo alla città forni con intelligenza artificiale, perché io ci tengo a precisare, io sono un presidente temporaneo, ma soprattutto devo tutelare la salute dei nostri 15 dipendenti e io devo difenderla anche attraverso degli impianti di ultimissima generazione. Abbiamo detto che vogliamo assumere 4-5 ragazzi in fragilità, in più dare il 16% delle cremazioni al comune, ma per dei progetti sociali. Un'ultima domanda rispetto a questa lettera che avete inviato ai vostri soci: avete già ricevuto magari qualche riscontro, qualche risposta da parte loro? Allora, non è pubblicità, ma abbiamo ricevuto centinaia di, tra mail, telefonate personali e vi dico ancora una cosa per dimostrare la nostra correttezza. Gran parte ci chiedono chi votare. Io ho detto no, noi non possiamo indicare chi votare. Noi vogliamo informarmi di quello che sta passando il vostro ente, il nostro ente, ma non è il nostro chiaramente un'impegnativa politica. Non lo possiamo fare, non lo vogliamo fare e non lo faremo mai.